Ciao! Oggi, come leggete dal titolo, finalmente, dopo tante richieste da parte vostra, sono riuscita a farvi la recensione con gli swatch dei prodotti ColourPop che ho provato in questi ultimi mesi, perché appunto da quando ho pubblicato il video haul unboxing, che comunque vi lascio qua nelle schede se magari non l'avete visto, mi state riempiendo, specialmente su Instagram, in direct, mi state davvero chiedendo come mi sto trovando, se posso farvi se potevo farvi il video recensione, e quindi alla fine eccomi qui. Io comunque per i tempi di consegna, per la dogana, per un po' le informazioni riguardanti il sito di ColourPop, essendo un brand americano, vi rimando sempre a quel video perché lì nell'info box trovate tutto tutto scritto e non mi sto a ripetere in questo video. Comunque iniziamo subito dai Super Shock Shadow, quindi dai loro ombretti famosissimi. Questo è il packaging esterno, la scatolina esterna. Come vi dicevo anche nello scorso video, la trovo carinissima nella sua semplicità, mi piace davvero tantissimo. Appena si apre, proviamo l'interno viola, mentre il packaging vero e proprio è questo qua, anch'esso molto semplice, con questo blu trasparente sul davanti e la scritta ColourPop ologrammata. Questi ombretti hanno un costo di 5 dollari e contengono al loro interno 2,1 grammi di prodotto, e io appunto ne ho presi due. Adesso vi faccio vedere gli swatch. Questi ombretti, a mio parere, devono essere visti dal vivo. In foto non rendono per niente, in video già di più, però appunto essendo colori molto particolari, molto pieni di riflessi, pieni di sfaccettature, in video purtroppo non rendono al 100% e sono meravigliosi come colori, assolutamente ve li consiglio, sono uno più bello dell'altro. Anche come qualità ve li consiglio perché sono degli ombretti che mi hanno colpito in maniera molto molto positiva. Io personalmente li applico sempre con un primer perché secondo me li rende più giustizia rispetto ad applicarli senza primer, fa venire più fuori questi loro riflessi. Li applico sempre con le dita perché con il pennello ho notato che non vengono prelevati bene, avendo una texture molto molto particolare. Al tatto sembra quasi cremosa, però appunto una volta stesi sulla palpebra diventano polvere, sono ombretti in polvere, e davvero io ve li consiglio, almeno queste due colorazioni che ho provato io sono davvero fantastiche, si comportano molto molto bene sulla palpebra, non fanno fallout, non si spengono durante l'avanzare delle ore. Io appunto li utilizzo con un primer e mi durano tranquillamente tutto tutto il giorno. Adesso passo ai rossetti liquidi. Come sapete, io ne ho acquistati 8, 2 con un finish satin o satin, non so come si dica, perdonatemi, scusatemi, perdono, e gli altri invece con un finish completamente opaco. Questa è la scatolina esterna di entrambe le linee, l'Ultra Satin Lip e l'Ultra Matte Lip. Sono praticamente identiche, cambiano solo alle due estremità. Una è gialla mentre l'altra è rossa, e anche l'interno è differente perché quelli opachi hanno l'interno giallo, mentre quelli satinati, satin, hanno invece l'interno viola. Però per il resto è praticamente identico, come è praticamente identico per tutte e due le linee il packaging vero e proprio dei rossetti liquidi, che è questo qua. Un classico packaging dei rossetti liquidi con la scritta ColourPop ologrammata, la boccetta trasparente, e l'applicatore è più piccolo dei classici applicatori dei rossetti liquidi, è sempre spugnetta leggermente obliquo verso la punta. Applicatore con cui devo dire mi sono trovata molto molto bene perché oltre a essere così piccolo è anche abbastanza rigido, non è flessibile, e quindi durante l'applicazione hai un maggior controllo del prodotto e maggior controllo durante la stesura, e devo dire che mi sono trovata benissimo ad arrivare ai lati della bocca. L'arco di Cupido è uno dei miei applicatori dei rossetti liquidi fino ad ora preferiti in assoluto, è comodissimo davvero. Questi rossetti liquidi hanno un costo di 6 dollari e contengono al loro interno 3,2 grammi di prodotto. Quindi ora vi lascio agli swatch sulle labbra di tutti i rossetti liquidi che possiedo. Ci tengo a dirvi che io tendo a scurire particolarmente i rossetti e generalmente nei nude tiro fuori più la parte marrone rispetto a quella rosata, e anche in questo caso è successo così, però vi assicuro che gli swatch che vedete in video sono al 100% reali rispetto a come li vedo io nella realtà. Quindi vi lascio agli swatch e dopo noi ci vediamo con le mie opinioni, cosa ne penso di questi rossetti liquidi.
Quindi queste sono tutte le 8 colorazioni che io possiedo, le prime due fanno parte della linea Ultra Satin Lip, mentre tutte le altre fanno parte della linea Ultra Matte Lip. Vi parlo molto velocemente delle due colorazioni satin che ho, quindi Barracuda e Calypso, perché io amo questo colore, amo questa texture, amo questo finish, non resta per niente appiccicoso sulle labbra, benché non si asciugano completamente, come avete visto risultano leggermente lucidini. Ovviamente non sono no transfer, quindi rilasciano il segno sui bicchieri, sulla mano, rilasciano il segno e di conseguenza hanno una durata inferiore rispetto agli Ultra Matte Lip. Però per quanto riguarda confortevolezza, sensazione sulle labbra, non seccano per niente le labbra questi, mi piacciono molto di più rispetto agli Ultra Matte Lip. Infatti gli Ultra Matte Lip, ed è anche per questo che ci ho messo più tempo a farvi questo video recensione, mi hanno un attimino lasciato così, nel senso che non so se li amo, ma non so neanche se li odio, sono una via di mezzo che non mi era mai successo con i rossetti liquidi, di solito o li amo o li odio. Questi, non lo so, io ne ho sentito parlare da tantissime ragazze come i migliori rossetti liquidi mai provati, però personalmente non li considero così, non li considero neanche brutti, a parte, cioè ragazze, davvero di questi due sono rimasta osceni, cioè osceni. Dov'è l'altro? Non trovo l'altro osceno. Ok, ho trovato anche la seconda colorazione, scusatemi. Comunque stavo dicendo che appunto in linea generale io posiziono questi rossetti liquidi nel mezzo, tranne queste due colorazioni che sono Love Bug e Dr. M. Colori meravigliosi, assolutamente omogenei fin dalla prima passata, anche Dr. M si comporta davvero molto bene. Il problema principale che mi fa bocciare, che mi fa odiare questi due colori è solo uno: se ne vanno via a pezzettini, se ne vanno via sgretolandosi, vi fanno l'effetto di labbra raggrinzite, di labbra estremamente secche, magari voi non le avete neanche pieghe che non pensavate di avere, ma questi due colori ve li fanno notare, ve li fanno vedere, ve li mettono in evidenza. Ma non dico che questa cosa succede dopo, che ne so, 2 orette, 3 orette, che ci potrebbe anche stare, anche no, però si può anche capire questo loro difetto, ma ve lo fanno proprio appena appena applicato. Appena stendete il prodotto, magari siete lì a prepararvi, a sistemarvi davanti allo specchio, vedete proprio le labbra spaccate, vedete proprio i granuli di prodotto in giro per la faccia, sul mento. Se passate il dito così, vi vedrete tutto il prodotto sul dito, tutti i pezzettini ovunque, davvero è osceno come effetto. Sono buoni, sono belli solo se dovete fare una foto, però se dovete uscire anche per un'oretta, se dovete fare la spesa in un'oretta, io non ve li consiglio perché davvero sono orribili. In più, se fate così, se ne vanno ancora di più a pezzettini, cosa che non fanno questa, ma anche tutte le altre colorazioni. Questa ad esempio è Viper, ma cioè, se faccio così non se ne va via assolutamente a pezzettini. Non so se appunto è una questione di prodotti fallati o proprio una questione di texture diversa, di ingredienti diversi, però io vi assicuro che questi mi hanno deluso tantissimo, sono rimasta davvero delusissima. Scusate, mi ho picchiato nel cassetto. Comunque invece le altre colorazioni per fortuna si comportano decisamente meglio sulle mie labbra, sono decisamente migliori. Innanzitutto, anche in questo caso, come le precedenti, rilascio colore omogeneo e pigmentato fin dalla prima passata, questo rimane invariato. Effetto opaco, davvero super super opaco, mi piace davvero tantissimo l'effetto che danno le labbra. Sono no transfer, una volta completamente asciutte non rilasciano assolutamente, come vedete, il colore, né su mano ma anche su cibi non rilasciano assolutamente il colore. E allora voi vi direte cosa non vi ti piace di questo prodotto. Non mi piace che seccano particolarmente le labbra, specialmente con questo freddo, con il vento, con la neve, si sa che le labbra si seccano.
E davvero vi fanno un bruttissimo, bruttissimo effetto questi prodotti se non state attenti a scrubbarli prima, a idratarli per bene prima. E appunto, specialmente in questo periodo invernale, non è una cosa che mi ha fatto particolarmente amare questi prodotti, anche perché con altri rossetti liquidi che possiedo, se ho delle labbra leggermente più secche, non è che me li fanno evidenziare così tanto, tanto quanto questi. Non so se mi sono spiegata, però ecco. Non sono malvagie perché comunque hanno anche una durata estrema, aggrappandosi così tanto alle labbra, avendo questo effetto super super opaco ed essendo no transfer, hanno una durata per me davvero ottima, però hanno una sensazione dopo specialmente un po' di ore che mi dà particolarmente fastidio e sapete che io tollero abbastanza bene l'effetto opaco, queste invece anch'io dopo un tot di ore devo applicare un burro cacao perché davvero li sento particolarmente come prodotti, quindi io promuovo i rossetti liquidi della linea Satin e gli ombretti in polvere, assolutamente sono i miei prodotti preferiti. Non promuovo Love Bug e Dottor M perché assolutamente li detesto e sono un nì tutte le altre colorazioni. Non sono malvagie, vi ripeto, non si comportano proprio in maniera pessima, però ecco. Se avete delle labbra già di per voi secche, particolarmente secche con delle pellicine molto evidenti, allora io non vi consiglio questi prodotti perché tenderanno a metterli molto molto in evidenza, tenderà a essere un effetto davvero bruttissimo, almeno sempre per quanto mi riguarda, sempre da quello che ho notato io provando questi prodotti. Magari fatemi sapere voi nei commenti se avete provato questi prodotti, come vi siete trovate. Quindi niente, questo è davvero tutto per questo video, io spero che vi sia piaciuto, che magari vi abbia un po' tenuto compagnia, magari fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!